Quella notte fu terribile anche per l'innominato. Per la prima volta in vita sua aveva dubbi e paure. Ripensava alle parole che gli aveva detto Lucia e non riusciva a dormire. All'alba, esausto, sentì le campane a festa. La notte lo aveva cambiato. Era rimasto grande e potente, ma della sua malvagità non c'era più traccia. Scoprì che quella festa era per l'arrivo del cardinale Federico Borromeo, l'arcivescovo di Milano, uomo colto e santo, e decise di andare a parlargli. Il cardinale lo accolse abbracciandolo e con uno sguardo così buono e così saggio che l'innominato scoppiò a piangere. D'ora in poi farete cose grandi, cose buone, gli disse commosso il cardinale. Riparerete tutti i vostri torti. Ce n'è uno che posso riparare subito, rispose l'innominato, pentito, e gli raccontò di Lucia. Subito il cardinale la mandò a prendere nel castello dell'innominato e la fece portare nella casa di una famiglia di quel paese, dove, dopo poche ore, la raggiunse Agnese, preoccupatissima ma felice di riabbracciarla. Ma che ne era stato di Renzo? Era arrivato a Milano in un giorno speciale, ma senza saperlo. Il giorno in cui c'era una rivolta per il pane, che costava troppo. La gente, stanca di patire la fame, aveva assaltato i forni e aveva portato via la farina e pagnotte. Senza far caso alla confusione, Renzo aveva raggiunto il convento di padre Bonaventura, ma non l'aveva trovato. Invece di aspettarlo tranquillo, aveva curiosato in giro e si era ficcato nei guai, perché si era messo a chiacchierare un po' troppo. «Abbasso i signori che fanno le leggi e non le rispettano!» e pensava a Don Rodrigo. «Bisogna ottenere giustizia!» e pensava alla sua Lucia. E così era stato seguito, denunciato, sospettato di essere uno dei capi della rivolta. Proprio lui che veniva da fuori e che di tutto quello che succedeva a Milano sapeva poco o niente. Si ritrovò a dover scappare, e veloce. Doveva riuscire a raggiungere Bergamo, nella Repubblica di Venezia. A Milano rischiava di essere condannato a morte. Vicino a Bergamo, Renzo aveva un cugino, Bortolo. Grazie a lui riuscì a trovare lavoro e a nascondersi, dato che ormai era un ricercato. Poco dopo, però, fu colpito dalla peste, la terribile malattia che fece in quegli anni tanti morti. Ma fortunatamente guarì e appena riprese un po' di forze, «Basta, adesso vado a cercare Lucia», si disse. Doveva tornare a Milano. Agnese, infatti, gli aveva fatto scrivere che ora la ragazza viveva lì, protetta dal cardinale. «È passato tanto tempo e con la peste che ammazza tanta gente avranno altro da fare che pensare ad arrestare me», pensò. Aveva ragione. La città era completamente trasformata dalla malattia e tutti si tenevano lontano da tutti, terrorizzati di potersi ammalare. E si ammalavano, infatti. Si ammalò anche Don Rodrigo nel suo palazzo milanese e venne portato al lazzaretto. La cittadina fuori dalla città dove venivano radunati i malati, a migliaia. Finivano tutti lì, ricchi e poveri, senza più differenze. Sarebbe stata lì anche Lucia? Renzo attraversò Milano incredulo, mormorando: «Che orrore, che desolazione, quasi non mi sembra la stessa città».
Presto scoprì che Lucia era davvero ricoverata al lazzaretto e fu costretto ad entrare in quel luogo tremendo. Quanti malati, quanto dolore! Qua e là un frate con un po' d'acqua o una parola buona, un altro frate con un pezzo di pane. Ma un attimo, quel frate laggiù? Sì, era Fra Cristoforo, il loro buon amico. Renzo felice lo raggiunse. Tu qui? Esclamò il frate. Padre, cerco Lucia, non me ne andrò senza di lei, rispose Renzo commosso. Il frate lo indirizzò verso la zona delle donne e lì finalmente c'era Lucia. Renzo si sentì quasi svenire. La vista gli si annebbiò e poi urlò: «Ti ho trovata!» Che momento! Lucia iniziò a tremare come una foglia. «Perché sei qui? Sei malato?» mormorò emozionata. «Non sono malato, cerco te, la mia promessa sposa!» A sentire quelle parole Lucia si mise a piangere. Lei aveva fatto un voto, non poteva sposarsi. Renzo non volle sentire ragioni. Chiamò Fra Cristoforo, che appena possibile lo raggiunse da Lucia e la prese da parte per parlarle. Figliola, questo tuo voto non può essere valido perché hai offerto qualcosa che è anche di Renzo e hai spezzato un impegno che avevi preso prima. Dimmi, vuoi ancora sposarti? Certo, rispose Lucia arrossendo felice. Allora nulla può impedirtelo. Avete la mia benedizione. Sollevati da queste parole, i due giovani si salutarono, promettendosi di fare di tutto per ritrovarsi al più presto nel loro paese. E così fu dopo pochi mesi. Don Rodrigo era morto di peste. Don Abbondio godeva di ottima salute. Non c'era più nulla che potesse impedire il loro matrimonio. E infatti Renzo e Lucia si sposarono. Si trasferirono poi con Agnese nel paese del cugino Bortolo e comprarono insieme a lui un filatoio e lì vissero a lungo, felici e contenti, con tanti bambini e tante bambine.